Il mio primo film è del 1936. Da allora se ne sono susseguiti a ritmi sempre più vorticosi. Non era difficile che ne girassero due contemporaneamente. La cosa mi costringeva a spostarmi rapidamente in macchina già truccato, da un teatro di posa all'altro. Nei giorni scorsi ho finito di lavorare al mio 75° film. Si intitola Risate di gioia. Ho lavorato con Anna Magnani e con quell'intellettuale che è Mario Monicelli, con il quale ho interpretato Guardie e ladri. Uno dei miei film riusciti. A Napoli anche gli analfabeti sono capaci di improvvisare e anch'io, da un bull napoletano, è una cosa che ho nel sangue. Le poesie che preferisco le ho scritte nel mio dialetto, molte le ho stesse musicate, la più nota è Mala Femmina. Come se stessimo incastrando in una parete e volessimo scoprire. Il polso da un lato, siamo tutti dalla stessa però lato, va? prima di tutto dobbiamo andare. Insomma, un grand'uomo, insomma, uno scienziato. A scuola non so aiuto, nessuno mi ha mannato. Sì, sono intelligente. E mo' spiato a me. Io sono nata a Napoli, che ne posso sapere? Appartengo alla massa, a quella folle gente che non capisce proprio che sta niente. Vi posso dire una cosa? Che vanno notte e giorno a sto paese, pure io sono imparato qualcosa. Qualcosa che si chiama umanità. Fermi lì.